Ma sapete quanti peli hanno le ragazze? Cioè, ma ragazzi, ma poi non c'è da scherzare, le ragazze sono delle putride, delle lordacce piene di peli, che poi adesso qua sul termine lordacce c'è anche da parlarne, perché io quando per scherzo chiamo lordazza Petunia. Si sono levate le ciabatte, Petunia. Si sono levate le ciabatte, volevo fare il parallelismo, perché Petunia, ragazzi, ha Amore, cambiato le eh sì, ciabatte. ho quelle estive. No, fagli vedere un attimo, perché adesso io voglio fare un bel. Fa vedere, indossa. Forza. Raga, no, indossi pure. Adesso, intrattieni un attimo che devo andare a prendere un oggetto molto di prestigio. Fa vedere intanto le ciabatte, spiega perché cambio le ciabatte. E devo andare a prendere un È perché oggetto. le altre sono chiuse e fa Spiega, caldo. spiega, Fa caldo, cazzo vuoi? Hai spiega! Allora, adesso. Silenzio per due visto secondi. quanti gradi sono usciti? Fa caldo. Tu, Petunia, hai cambiato le ciabatte! Senza il Queste, permesso. raga, gliele ho regalate io! Le ho regalate io! Allora, adesso. Voglio fare un attimino, prima di procedere con l'argomento molto importante, l'argomento d'oggi, voglio chiedervi un attimino un sincero parere, ok? Che mi darate, mi darete voi. Petunia indossa una ciabatta, una sola e una e una. Vai. Forza! No! Questo, E ok. che faccio? Il Si contrario. giri Petunia verso di me? No, raga. Allora, ascoltate un attimo. Quale delle due è meglio? Cioè, questa qua sta proprio da infermiera! Sta Guarda. da salute, cosa? Ah, un po' Va un grande. problema, perché tu, fagiolino, sei Petunia, una scimmia proprio. E invece le altre sono proprio da Luigiana me sanno, tipo sandali, ma no, ma il rumore, tieni, tieni, scimmie. Allora, oggi volevo parlare un attimino, siccome che in quarantena tutti ci annoiamo, non c'è mai nulla da fare, prima non avevate tempo nella vita reale, mo invece avete la possibilità di scrivere un libro. Avete la possibilità di leggere un libro, di fare un film, di guardare un film, di allenarvi, quindi togliere tutto il lardo che avete. Mi riferisco proprio a voi, grassone, ciccione. Perché ridi, scimmia? Che ha dovuto tipo riprendere fiato. Eh sì, perché mi immedesimo in loro quando parlo, che hanno il gastro, adesso faccio io qua. Fatico a respirare a un certo punto. Praticamente, oggi volevo parlare di una cerchia ristretta di persone. Sono le. Mi sanno di qualcosa di viscido, delle lumache. Queste qua sono simili a delle lumache, queste ragazze. Adesso in quarantena, che state tutti a guardare i social network, vedrete spesso delle ragazze che stanno intorno dai 16, anzi dai 14 adesso, dai 14 ai 30 anni. Oddio, Sì, sì, sì. Dai sì, 14 ci sono ai casi 30. gravissimi anche che vanno oltre i 30 Anche anni, oltre, sì. però cioè, la media proprio potente, proprio che, cioè, la fascia d'età dai 14 ai 30 dovete vederla come una fascia infuocata, un'esuberante di peli, dovete vedere proprio una striscia del tempo piena di peli, bruchi, esuberanza e colore rosso. Poi di là si sfuma un po' nel giallo, così. Sono quelle ragazze che mo state a vedere nei social, voi aprite il vostro Instagram, di sicuro mo ne vedete una, che proprio sono all'apparenza, a voi piacciono, sono le ragazze di Santa Croce, che proprio sono le ragazze intoccabili, inarrivabili, inaggiungibili, che non. Voi non avrete mai un contatto con lei. Ovviamente tutto questo è pura immagine, no? Cioè, tutto questo si fa. È l'immagine che loro vogliono trasmettere. E ve la sto descrivendo così. Loro sono irraggiungibili, sono anni e anni luce, perché mentre tu sei in quarantena nel divano sporcaccione a grattarti il culo con i pelazzi e tutta la scelle. Loro sono delle gnocche, sono messe davanti allo specchio, sono fichissime, proprio. Sono Coordinate, tutte lisce, fantastiche, proprio truccate truccatissime. sono. E hanno anche quello sguardo da strapotenza, come dire, dai, forza, proponetevi pure, tanto non me ne interessa neanche uno, tanto vi scarto tutti, anche perché sarete di sicuro ora sotto i commenti millemila a volervi e condividerete la mia foto a tantissimi, e molti faranno anche altre robe brutte in bagno con la mia foto, che non diciamo qua ovviamente. E tu, Petrugna, che sono grasso, dici? Stai dicendo che sono grasso. Allora, tu, Petunia, hai detto che io sono grasso. Riprendendo il discorso, insomma, sono inarrivabili. E voi, maschiacci, voi, Santa Croce, finti, Santa Croce, grassi, ovviamente, tutte queste cose qua che loro pensano, le fate. Voi realmente state a bravarle, dite, e lo pensate dal profondo del cuore, minchia, ma questa è veramente figa. Certo che le ragazze sono proprio superiori. Cioè, le ragazze sono proprio veramente uno scalino oltre, mentre io sono qua brutto, cos'è? Non ce ne potrei mai con quella. Quella è troppo avanti. Questo è il ragionamento che fanno, ovviamente,
queste persone qua. In parallelismo l'altra ragazza spera di avere dei ricevimenti, perché ovviamente sulla sua logica lei ha fatto tutto ciò per avere una corrispondenza a cui però non vuole rispondere, a cui però non vuole avere a che fare, lei vuole solo sapere che c'è. Qualora venisse a mancare l'andrebbe a cercare, ma non viene a mancare perché ovviamente esistono questi maschi qua che fanno tutto quell'atteggiamento, quindi è un ecosistema. E queste ragazze qua adesso, di sicuro, io purtroppo, anzi no, non purtroppo, per fortuna, ma ve lo dico perché, perché se è vero ragazzi sono un veggente, perché io non le ho viste, cioè, io vi giuro che le conosco, perché ovviamente tempo fa avevo visto queste, cioè so che esiste dell'esistenza di questa, ma attualmente non ho ancora visto nessuna, sarà perché tengo proprio veramente una cerchia ristretta di persone che guardo sui social network. E ultimamente non li sto neanche guardando tanto, se non per prendere certi spunti e vedere qualcosa di realmente interessante. Ma tutto questo è una mia deduzione, conoscendo la tipologia di persone, conoscendo le ragazze che se la tirano e conoscendo i Santa Croce grassi. Attualmente queste ragazze qua che hanno avuto fino a tutta la loro carriera da social networker, questa cosa qua, mo si stanno a fare i video che si allenano con le bottiglie d'acqua. Perché qual è il loro messaggio? Non è semplicemente che loro si vogliono far vedere che si allenano anche se non li allenano, anche se non si gli piace allenarsi, è troppo banale. Il messaggio che vogliono mandare in realtà è che loro vogliono far vedere che se ne frega, cioè loro sanno che allenarsi con le bottigliette d'acqua non porta a nulla e lo fanno appunto per quello, perché vogliono lanciare appunto questo messaggio qua, che loro si allenano in maniera incosciente, tu che lo sai, ok, perché loro sanno che tu lo sai che loro si stanno allenando in maniera sbagliata e quindi tu vorresti dirglielo per correggere, ma non puoi perché loro sono irraggiungibili e quindi lo fanno lo stesso e fanno vedere pure che sono soddisfatti, tu quindi sarai lì a dire mica io la potrei aiutare a questa, la conquisterei finalmente, invece no, perché lei è irraggiungibile, perché per il discorso che abbiamo fatto prima tu sei irraggiungibile per lei, quindi se provi ad avere qualche contatto a dirle guarda io sono campione di ciabatte, un ciabattino, sono un chi sono i ciabattini di Fiorenzo? Ciabattini erano quelli che facevano le scarpe. Perfetto, grazie Petunia. Petunia è tipo grazie della l'elfo della sorpresa, Petunia. Sulli. E quindi voi adesso vedete tutte queste ragazze qua, il punto che poi determina anche il titolo del video e tutto, queste ragazze qua che si fanno vedere belle, che sono irraggiungibili e tutto, in realtà sono delle lordazze grasse, perché sono grasse, perché si fanno, perché io molte volte, questo è un evento realmente successo, ho visto foto di, ma no, non di recente, non successo di recente, così togli. Ti stai giustificando. No, no, stai mettere le mani avanti, no, dai. No, lo dico per te perché tu sai questa casistica qua. Quindi dai, dico, sono non curiosa. È, non è quello che pensi subito. Ok. Dai. Lordasco. Ma che lordasco? Ho visto realmente foto di selfie di ragazze che io conoscevo dal vivo. Sì. E che sono grasse, ma dalla foto tu vai a immaginarti che siano delle top model. Eppure io sapendo dal vivo dico, ma mica, ma guarda te. Che imbroglione, cioè loro lo sanno che vanno a farsi una foto cercando di ingannare la prospettiva per farsi sembrare e magari fanno anche vedere un pezzo di spalla, però solo la parte che non rende la grassitudine. Voi siete capaci di queste cose, siete dei malviventi proprio. Esiste anche un universo di ragazze secche che usa la prospettiva per sembrare più grossa. Sì, eh beh, quello, non viste poche, onestamente. No, ce n'è. Chiunque va a palestra. Però, raga, queste ragazze qua sono pelose, ma pelose marce proprio. Cioè, di sicuro, essendo che sono a casa lì a non fare. Qual è la loro passione a casa? Tanto per farvi capire, voi che pensate che siano ragazze impegnate e irraggiungibili, e stare a guardare tutti quelli che cercano di raggiungerla. Quello è il loro passatempo. Guarda, ma questo qui, quindi mi contatta o no? E quando ti contatta, tu, giustamente loro vi scartano. Quindi, questo è il circolo vizioso che voi, e voi stupidi, andate pure a dire che è più intelligente. Ma in quel caso sì, è più intelligente, ma non perché è intelligente, perché siete stupido e più stupido, vi scontrate e una rimane lì a perdere tempo e tu stupido ti scontri contro un muro che lei impone, è proprio un muro fatto di carte di bazzecola, perché un muro invisibile non è un vero muro, è un muro a priori a prescindere, non perché lei lo pianta perché è sollevata da una corazza di mattoni che è fortificata e tutto, ma proprio perché è il vostro ecosistema, dovreste vedervi come una foresta di banane, cioè una foresta tutta unta di banane, ok? Quindi sappiate che queste ragazze qua fanno la cacca tutti i giorni. Ruttano, scorreggiano.
Io l'esempio qua, la scimmia davanti, ragazzi, vi devo dire che... Sì, però io non faccio quelle cose. Ma è vero, tu Non non faccio rutti. le foto. No, io rutto. Faccio tutte quelle cose. Ma tu sei imporruta, Petunia! Massimo, vabbè, mi pavoneggio per i muscoli un pochino, quello sì, però. Ma Petunia, cosa è successo, scimmietta? Oh, scimmia! Tra l'altro, la scimmia adesso, in questo caso qua, proprio la scimmia che ho di fronte a me. Sì, è diventata un po' imporruta in questo periodo qua. Cioè, io la mordo in testa e lei mi dice di non mordermi, di non morderla più. No, Poi non la mordo più mordere e mi dice che non gli forte. voglio più bene se non la mordo più. E allora io so che devo fare! Che devo fare, Petunia? Ti devo mordere o no? Mi vuoi bene, Petunia? Io Ce me ne vai. sì, Petunia. Ecco la ragazza più intelligente. Mi vuoi bene, Petugnetta? Vieni qua. Non ha risposto, in realtà non mi vuole stare. Sì, ti Oh, prego, per favore. scimmia! Guardate che bello che. Perché poi, guarda, vi faccio vedere un attimo. Facciamogli vedere una roba. Ah, scrivete Petugnetta. Se siete arrivati a questo punto del video, commentate con Petugnetta. Così almeno togliamo tutti i dubbi. Fare Far vedere una cosa. cosa? Vai in campo. Dov'è il campo? Qua. Qua. Campo di volley. Questo è il campo di volley. Guardate, inquadro basso perché vi devo far vedere che basta per alzare Petunia, per sollevarla, guardate. Lei abbracciami Petunia. Io faccio così, no? Ci stiamo abbracciando. Basta che faccio una leggera torsione indietro e Petunia si solleva. Cioè, così. Ma solo questo. E Petunia è sollevata. È un ragno scimmia, ragà. Noi vi salutiamo. Vi vogliamo bene, Sì. penso. Gli vuoi bene tu. Sì. A Salvatore Aranzulla soprattutto. Sì, è il mio preferito. Quando ha cambiato il nome? Ragazzi, c'è Ancora è un il suo nostro nome commentatore vero? assiduo, no, il suo nome è vero, che si chiamava Salvatore Aranzulla e noi speravamo da sempre fosse lui, in realtà Sì. poi ha messo il suo reale nome, non era lui. Ci Io sono rimasto male. è Se puoi rimasto tornare a Salvatore Aranzulla, io sono più felice. Torna Salvatore Ti Aranzulla. prego, torna.